Collega Borghi, facciamo fare qualche domanda anche agli altri commissari. Grazie, buongiorno, Buongiorno, onorevole. dottore. Allora, lei, diciamo, nei primi periodi della pandemia, che è quello su cui ovviamente verte principalmente diciamo, questa audizione, si vantava pubblicamente di essere stato un influente consigliere in termini di lockdown e così via. In particolar modo diceva di aver convinto il presidente Fontana in Lombardia a dichiarare zona arancione rafforzata e cose di questo tipo. Mi Lei. permetto di interromperla, quella era la seconda, era tra la seconda e la terza Sì, ondata, quindi mi se ricordo. parliamo della seconda e la terza, continuiamo, altrimenti ci fermiamo. Se è la prima, No, quindi dica lei, Presidente. assolutamente no, no, sto No. dicendo le prime ondate, no, senza dubbio. Comunque diciamo che in generale diceva di essere molto influente e così via. Quindi lei aveva accesso direttamente quindi a Speranza e ai presidenti di regione. Mi può dire più o meno cos'erano i suoi rapporti personali e che tipo di influenza ritiene di aver avuto lei nelle decisioni di quel periodo? Grazie. Allora, mi riferisco sempre alla prima ondata, le decisioni che possono essere state influenzate dalla Fondazione Gimbe sono conseguenti alla nostra capacità di divulgazione pubblica, ma non sono state mai direttamente, diciamo, indotte, ma semplicemente attraverso la divulgazione dei dati, di modelli previsionali e di quelli che potevano essere scenari che si verificavano. Giusto per cortesia, le rispondo anche alla seconda domanda, io col Presidente Fontana non ho avuto mai nessun tipo di contatto personale, ero in contatto con dei suoi collaboratori ai quali trasmettevo, anzi spesso erano loro a chiedermi quelli che erano gli sviluppi e le previsioni che noi facevamo all'interno, diciamo, delle nostre valutazioni e delle nostre analisi. Ah, ok, quindi se lei diceva che aveva convinto Fontana, stava millantando, ecco, così, giusto Vabbè, per adesso metterla semplice. Comunque, questa vabbè. non è No, no, ma una non domanda. c'è, no, c'è problema, basta. Cioè, dato che, sa, io ho fatto tante interrogazioni e stranamente Mi perdono, onorevole Po. non riuscivo a avere risposte Le persone da non Speranza, necessariamente si per cui. convincono con le parole, si convincono con i dati e con i fatti. Diciamo, se lui Ho si è capito, autoconvinto però. a determinati aspetti, voglio dire, non c'è nessuna millantazione. Voglio dire, questo Ah sì. sicuramente non è un termine che mi aspettavo di trovare in un'audizione Vabbè, parlamentare e siamo no, assolutamente fuori dal perimetro. prego. Ma no, che scusi, che cos'è? Posso devo. Stiamo facendo le domande, stiamo tutti calmi, non ci agitiamo subito dalla prima audizione, volendo impedire a qualcuno di fare domande. Sul fatto che sia millantato, gli ho già detto che è una valutazione personale, Certo che è una valutazione personale, sto non è una dicendo. Sì, domanda. assolutamente. Quindi. È una conseguenza. Penale, Colucci, io Ah, voglio fare il Colucci, presidente, scusi, l'avvocato, no, il giudice. presidente, Collega scusi. Colucci, se è penale, il buon Cartabellotta, che è persona molto Presidente, vicina alle scusi. istituzioni, andrà in procura, cioè, non lo Sì, so. no, presidente, va in procura e perde tempo, perché io sono qui in quanto rappresentante dei cittadini e sono per Costituzione, così lo dico anche al collega Colucci, non sono responsabile di opinioni e voti fatti. Ha capito? Quindi io sono qui proprio e posso dire, Presidente, lo spieghi al collega Colucci, posso dire quello che mi passa per la testa, anche le peggiori accuse, perché devo essere libero di poterlo fare, perché la Costituzione me lo consente, ha capito? Collega Quando Borghi, c'era qua la collega commissione Colucci. Davide Rossi, c'era qua un magistrato che era Anastasi, gliel'ho spiegato anche a lui. Collega Quindi, Borghi, si rivolga alla No, Presidenza e poi stia lo dico tranquillo che a lei. la libertà di intervenire e di parlare dei commissari la garantisco io a tutti, Grazie. la garantisco a lei come la garantisco al collega Allora, Colucci. io la prima volta che abbia a che fare con il dottor Cartabellotta riguardava la sua, diciamo, un suo messaggio dove diceva che non c'era altra scelta che cancellare la stagione sciistica del primo anno dopo, quindi stiamo parlando quella 2020-2021. 2020. Sì, 2020-2021, certo, 2019-2020 è impossibile No, perché quella del non era 2020 ancora è partito. 19-21, Ok. onorevole. E no, perché se mi dice delle cose Non in... imprecise, No, la la stagione. stagione 2020-2021 comincia nell'autunno del 2020. Noi stiamo Esatto. parlando della stagione 2020-19-20, dove era nel febbraio del 2020, quindi.
No, guardi, stiamo, no, vabbè, non credo che la stagione ma no, però è importante. Stiamo parlando del marzo del 2020? È importante, sbaglio. Guardi, no, allora stiamo parlando del 2000 e del 2020-2021. Quindi perché quella è stata quella stagione sciistica cancellata proprio prima della partenza, cioè se ben si ricorda, sì. Quando a dicembre del o novembre dicembre, insomma, quando doveva partire la stagione sciistica 2020-2021, a un certo punto arrivò la notizia che la stagione era cancellata e non si poteva che quindi, gli impianti dovevano nella essere nella seconda ondata. Nella diciamo. Seconda ondata, esatto, sì. Io diciamo appunto il tweet di Caltabellotta che raccontava infatti questa decisione dice: condizioni per ripartire con lo sci non ci sono mai state, meglio una delusione che una continua illusione. Era il febbraio 2021, quindi commentava un fatto diciamo avvenuto in quella. Che evidenze scientifiche aveva sul fatto che cancellare una stagione sciistica, cosa che ha portato danni per miliardi, per un sacco di lavoratori delle regioni montane, aveva delle conseguenze benefiche in termini di sul virus, tali da poter prendere una decisione del genere? Ricordiamo che in parallelo altre nazioni che invece avevano, diciamo così, anche un'altra tradizione sciistica, come per esempio la Svizzera, non hanno cancellato la stagione sciistica e i casi e i contagi sono decresciuti nonostante l'apertura della stagione. Chiarissima domanda. Ma rispondo senza problemi, perché la motivazione è molto semplice. Noi abbiamo avuto una seconda e terza ondata che hanno fatto una quantità di vittime di gran lunga superiore alla prima. Non abbiamo un servizio sanitario, non avevamo un servizio sanitario resiliente come quello degli altri paesi, quindi complessivamente l'efficacia di quella che sarà stata la riduzione della circolazione delle persone e delle attività durante il lockdown della prima ondata, quella di cui stiamo discutendo adesso, traslata in un periodo dove comunque ancora le vaccinazioni erano estremamente limitate, dove il numero di decessi, come dicevo, e il numero di occupazione di posti letto in area medica e in terapia intensiva era molto elevata, faceva ritenere saggio che un'attività, diciamo, ricreativa come quella sciistica fosse il danno, diciamo, meno importante per quello che riguardava l'economia del paese, ma che sicuramente tutelava la salute delle persone. Perché io ricordo, ma questo credo che farà parte di un'altra audizione, che noi con la seconda e con la terza ondata abbiamo vissuto sostanzialmente il periodo peggiore, al di là del boom iniziale, in termini, diciamo, di sovraccarico delle strutture ospedaliere, di interventi chirurgici e prestazioni rimandate e soprattutto di decessi. Questo va ricordato. Quindi la risposta è molto semplice: evidenze che venivano dalla prima ondata, diciamo, e di conseguenza applicazione anche nella seconda e nella terza, che si innestò durante la seconda, quando si passò dalla variante alfa alla variante delta. Se interpreto le sue parole, allora lei mi sta dicendo che di evidenze scientifiche specifiche sullo sci lei non ne aveva. Era una sua considerazione così? Ma io credo che è la domanda a essere posta male, voglio dire, lo sci non è un'attività, voglio dire, non è un'attività che si svolge da soli, dico, non stiamo parlando, dico, di andare in palestra in una stanza isolata, è un'attività che porta a contatti sociali, quindi le evidenze scientifiche, che sono quelle che sono state riportate all'inizio della prima ondata, parlavano di evitare tutte le forme di assembramento. Dico, se noi pensiamo a una stagione sciistica senza baite, senza alberghi e dove ognuno la mattina va a sciare e se ne torna a casa, voglio dire, stiamo parlando di una stagione sciistica che non corrisponde a quella che la modalità con la quale viene attuata. Grazie.